Leges judicium imponunt. Le leggi prescrivono il processo, ovvero che siano sottoposti a giudizio. At valentne leges in eos, ma le leggi valgono per loro? O meglio, si possono applicare le leggi a criminali di tal fatta? La domanda di Cicerone suscita un acceso dibattito. Prende la parola Cesare che, sospettato di essere complice di Catilina, si oppone alla condanna capitale senza processo. Nunc loquimur, ora parliamo, ora stiamo discutendo, afferma Cesare, non solum de damnazione sine judicio, non soltanto della condanna a morte senza processo, sed de ipsa capitali pena, ma della stessa pena capitale, della condanna a morte. Hoc autem consilium, questa decisione, malum exemplum creabit, creerà un cattivo esempio, un precedente negativo. Qui odie gavisus est, chi oggi si è rallegrato, cras lugebit, domani piangerà, domani non sarà contento. Nam eodem modo, infatti, allo stesso modo, omnis bonus civis, ogni cittadino onesto, sine provocazione capite damnabitur, sarà condannato senza la possibilità di appellarsi al popolo. Le leggi di Roma vietavano infatti di mettere a morte un cittadino senza concedergli tale possibilità. Per questo Cesare proponeva l'esilio e la confisca dei beni. That's all, folks.